Innanzitutto non siamo, la parola che avete usato, la si usa sfrattati, non siamo stati sfrattati, ce ne siamo andati, che è diverso. Ha detto, senti, vi ricordate cosa vi ho detto, signore? Lasciate perdere, io non voglio più stare qua. Non ci vogliamo, no, guarda che noi ci parliamo, già abbiamo parlato, perché noi adesso, cioè vedere inquilini di via Asiata, al bar Ricci, te vi devo dire, cioè, ma scusi, ma tu non abiti via Asiata? Sì, sono venuto qua. Ci mancate, cioè, gente che veniva lì da Ricci, cioè da Ricci, intendi, col cartello, andate via da Ricci. Scusa Fiore, vuoi dire che le sigarette le vengono a prendere a vivere adesso? Sicuramente sì. Cioè, noi capiamo, cioè, noi capiamo, cioè, noi abbiamo sempre capito questa roba qui, non è che dice che stronzi, no, non l'abbiamo mai neanche pensato, perché ognuno si deve mettere sempre nei panni di un altro. Ma grazie signora, come stai? Come si sta questo? Tutto bene? Ma siete la security? Ma no, io ci avrei paura proprio. Cioè, si chiude, che uno non entra qui, vede lei. Guarda, grazie. Se uno si mette nei panni di uno che vive qui a Via Asiago, dice, ma scusa un attimo, io voglio essere libero di dormire. A noi facevamo casino. E se non noi, perché noi, adesso diciamo, noi avevamo adottato tutte le contromisure necessarie. Cioè, i ballerini ballavano con gli armonitor, quindi se tu vedi uno che fa questo, non poteva fastidiare nessuno, loro ballavano con gli armonitor, quindi niente musica all'esterno. Perfetto. Però il pubblico, che riflessi ragazzi, ammazza! Che riflessi! Il pubblico però, proveniente da tutte le parti d'Italia, quando arrivò la Pausini, i fan della Pausini arrivavano alle 3 di notte e si piazzavano lì davanti al glass facendo ovviamente casino. Quindi il problema era, diciamo, il pubblico che faceva casino, ma non uno. L'unica cosa su cui io mi sono un po' e lì ho detto no, su questo dico no. Qualcuno, non so se fu la mini sindaca o chi per lei, disse che noi lasciavamo sport. Su quello, questo è stato un insulto ai lavoratori della RAI, che tutti i giorni con aspiratori, scopri, provvedevano a lasciare così come l'avevamo trovato via Asiago. E poi stiamo a parlare di Polizia a Roma. Stiamo parlando di Polizia a Roma. Lì, guarda, volevo andare, lì mi ero arrabbiato, veramente stavo per andare col cellulare in giro per Roma e a vedere tutti i posti dove non si può vivere, perché proprio via Asiago veniva lasciata immacolata. E qualcuno qui, non so chi, ha detto che lasciavano pure tutto sporco. Questa fu una bugia veramente qui. Quindi, nel rispetto degli inquilini, abbiamo deciso di andarci. Giusto? E ce ne siamo andati. Però adesso via Asiago, dopo di noi, cioè ragazzi, cioè le case qui a via Asiago hanno raggiunto un valore più, e non ci credete? Allora, prego, vai a filmare. Cerchi una casa a Roma ma hai paura del caos che la circonda? Hai il super che il volo di una mosca ti disturba? O semplicemente sei un monaco tibetano che vuole ricreare il suo habitat naturale? Prendi una casa nella pace di via Asiago. Affidati a immobiliare.sh. Noi di immobiliare.sh proponiamo nella capitale spaziosi e rifiniti appartamenti con vista su via Asiago. Non avrai più bisogno dei doppi vetri per attutire i rumori esterni e inoltre godrai di uno splendido affaccio su Rai Radio 3. Potrai parcheggiare serenamente la tua auto senza aspettare che l'estate si svuoti la città. La mattina avrai il privilegio di vedere quelli del filo ruggito del coniglio fare il loro ingresso in Rai ed essere amorevolmente salutato con un Aloha. Immobiliare.sh. Non vendiamo sogni, ma silenziose realtà.